l'anniversario dell'incidente di Fukushima, un incidente che ha messo con il fiato sospeso tutto il pianeta e che ancora oggi ha delle zone d'ombra drammatiche. Non si sa quello che sta accadendo oggi in quella centrale. E purtroppo però sappiamo alcuni dati scientifici. La stessa Organizzazione per la Protezione dell'Ambiente degli Stati Uniti d'America ha rilevato nelle coste della California un alto livello di radioattività, evidentemente proveniente da quella zona. C'è un problema molto serio su cui tutti gli organismi internazionali dovrebbero fare grande chiarezza. Purtroppo però constatiamo che nel nostro paese, di fronte anche poi a una vittoria, la seconda vittoria del referendum del popolo italiano, ci sono sempre spinte che vanno nella direzione di affossare l'innovazione. E quindi abbiamo visto che i piani legati alle energie rinnovabili col governo Berlusconi, il governo Monti, sono stati messi in ginocchio. Abbiamo visto imprese italiane che sono andate all'estero a collocare le proprie imprese in materia di innovazione nel settore delle rinnovabili, del solare, della produzione di inverter. Oggi questo governo, il governo Renzi, mette al Ministero dell'Ambiente un filo nuclearista, l'onorevole Galletti. Ora, non è un bel segnale, è un segnale che dà al Paese un'indicazione per cambiare, per non parlare poi dei sottosegretari. Ecco, noi ci aspettiamo e chiediamo proprio nell'anniversario di Fukushima che si cambi veramente, che si avvii un piano per le rinnovabili, un piano energetico alternativo che lasci alle spalle anche quelle realtà assolutamente inquinanti su cui i cittadini italiani pagano un prezzo anche in termini di salute. Pensiamo al carbone. Arrivare al 100% di energie rinnovabili è possibile, è necessaria una volontà politica forte che rompi il meccanismo di legame con le lobby energetiche del petrolio che tanto hanno condizionato in maniera molto forte la politica italiana e non solo. E ultima questione, il tema della bolletta. La Sogin, che dal 2001 gestisce il cosiddetto decommissioning, vale a dire lo smantellamento delle vecchie centrali nucleari da Trino, Caorso, Borgo Sabotino, ebbene ci costerà 11-15 miliardi di euro. Lo pagheranno gli italiani, tutti gli italiani che pagano con la bolletta ogni trimestre che gli arriva, pagano dentro proprio perché la bolletta elettrica italiana è la meno trasparente che esista, e pagano però questa voce, la voce per lo smantellamento delle centrali nucleari, però garantendo lauti stipendi, una struttura elefantiaca di questa struttura che fino ad oggi non sappiamo in termini anche di trasparenza ciò che ha fatto. Ecco, ci sono problemi di questo genere, dietro la questione del nucleare in Italia si nasconde anche grandi interessi e grandi questioni che devono essere invece rese molto molto chiare. Ecco, oggi ricordiamo quindi l'anniversario di Fukushima e vogliamo dire al Presidente del Consiglio Renzi che sarebbe assolutamente importante che il Paese, uno dei prossimi Consigli dei Ministri, sia dedicato a lasciarci alle spalle il piano energetico di Passera, fatto di carbone, ma un piano energetico come la Germania, fatto invece di un futuro di rinnovabile, di efficienza e di risparmio energetico, e più anche un grande piano per la difesa del suolo nel nostro Paese e dalla tutela dal rischio sismico.